nuova, nuovissima recensione. Questa volta parleremo di un altro oggettino, oggettino della Smoke. Stiamo parlando del Mag V9 Kit. Ecco come si presenta il package. Vediamo questa forma già dalla confezione, una forma sinuosa, una forma da ballerina, una forma che non si può definire se una pistola o meno. Ok, quindi qui vediamo lo scratch and check per vedere l'originalità del prodotto. Qui ci sono le caratteristiche tecniche della nostra box. Qui abbiamo niente. Medical cotton, quindi un cotone medico. Qui abbiamo due tipi di resistenze diverse, il V2S1 e l'S2. Ok, quindi che facciamo adesso? Facciamo partire prima la sigla, la vediamo da vicino, poi ci vediamo subito dopo per le nostre considerazioni finali. Non anticipare. Vabbè, vai con la sigla. Allora, ecco la nostra box vista da vicino. Abbiamo già visto lo scratch and check dietro, in realtà le descrizioni ce l'abbiamo spiegato, il solito scatolino di Smoke, la scritta Smoke. Ecco la nostra box vista da vicino, ricorda molto la Mag, la classica, quella a doppia batteria. Allora, il tasto di Fire è questo qui. Non presenta schermi, quindi non è possibile regolare il wattaggio. Qui vediamo la scritta Smoke Mag M270. Qui è per l'estrazione della nostra batteria 18650, singola batteria 18650. E qua, un po' come il calcio della pistola, noi andiamo a mettere la batteria all'interno. La forma è particolare, sì, è un calcio della pistola, una pistola diciamo un po' particolare, non lineare, ha questa forma S, una forma veramente particolare, e qui ci sono dei pallini che dovrebbero indicarci un qualcosa. Facciamo così, mettiamo la pila all'interno e vediamo effettivamente cosa indica. In basso possiamo vedere subito le certificazioni, quindi la CE smaltimento rifiuti disegnata da Smoke. Ok, quindi mettiamo la pila interna, meno è in basso, prendiamo e chiudiamo il calcio e qui vediamo che si accende questo pulsante, questo LED. Ok, qui indica che l'atomizzatore non c'è. Andiamo a metterci l'atomizzatore. Nel pacchetto troviamo sia il TF V8 Baby V2, quindi uno degli ultimi atomizzatori di Smoke, che sarebbe questo qui, sì, questo qua, il classico. Questo già lo conosciamo, che presenta varie resistenze, tipo la 1, la 2, la 3, l'S1, S2, S3, KU, vabbè, ce ne sono varie di resistenze, dipende da uno come piace svapare. Per esempio l'S1 è capace di arrivare, se non mi sbaglio, vediamo qui le indicazioni tecniche, best da 60 ai 70 watt. Ci sono anche resistenze che ci permettono di arrivare anche a 130 watt. Il vetro di ricambio per il nostro Atom, cavo USB o rig di ricambio. Allora, riguardo l'atomizzatore non c'è nulla da dire, l'atomizzatore già l'abbiamo provato, è recensito, quindi se vedete altre recensioni nostre già l'abbiamo fatto riguardo all'Atom. Adesso vediamo effettivamente la reattività della nostra box. Questa qua, quindi 5 click veloci la accendiamo, 5 click veloci la spegniamo. E poi ci sono tutti questi, vediamo un attimo, giustamente non avendo il wattaggio dobbiamo fare una resistenza adeguata, molto bassa, quindi con un ohm di resistenza abbastanza bassi, quindi se andiamo in acciaio è meglio, è come se fosse una simil meccanica, anche se
qui vediamo le indicazioni tecniche, ci dice qualcosa. Questa probabilmente arriva resistenza alla 0,15. Sì, vabbè, dobbiamo andare in bassi con resistenza. Dobbiamo andare in subom. Sì, molto in subom. Vabbè, dobbiamo andare intorno ai 0,15 se vogliamo fare noi le resistenze. Quindi alla fine a me però esteticamente non piace proprio. Troppo grossa, troppo non è maneggevole, non la consiglierei mai questa qua. Perché alla fine ci sta gente che comunque piace la Mag l'altra, quella sì, doppia batteria di smoke, però ricordiamo che quella comunque è una circuitata, questa qua. Con display. No, con display. Se provi ti metti a ridere, no? Perché non è una resistenza. Già sto ridendo. Non è una resistenza consona per questo tipo di box. Allora, ora abbiamo cambiato atomizzatore, abbiamo messo il Killin, abbiamo fatto anche una resistenza sul Killin, perché abbiamo fatto anche una resistenza sul Killin e devo dire che va già meglio, perché questa qui è una 0,12 ohm di resistenza, quindi va bene. Va bene, però non mi piace. 15 anni di gioco. Cioè va bene, ma non gli piace. No, è brutto. Sì, esteticamente. No, non dice niente, è la verità. No, ma la fermiamo qua. Non salite. Non diciamo nemmeno di iscrivervi al canale Comperiale. Spero che non abbia qua. No, non si può fare. Sicuramente ci sarà chi piace. A nessuno. Ma non si può fare un prodotto del genere. No. Se c'era un piccolo display con una leggera regolazione di wattaggio, allora magari si poteva già, diciamo, anche se io la prenderei per via dell'Atom, perché più o meno questo oggetto costa veramente poco, quindi l'atomizzatore già stiamo parlando intorno, mo ci sta chi lo vende 25, chi lo vende 30, già l'atomizzatore, ok? Qua metti 15 euro vicino e te la prendi, capito? Sì. Cioè, quindi alla fine non spendi niente per la box, quindi però è uno svapo quotidiano. Quindi dipende. Dobbiamo anche dire che comunque è uscito con un Atom, con il kit, con le resistenze già prefatte, quindi pensi che è bello come si toglie. Potrebbe andare bene. La pila, sicuramente è bello questo fatto pile qua. Però poi per il resto niente, non la consigliamo. Poi fate voi la scelta.